Il Roselle torna alla vittoria contro il Perignano per 2-0. Dopo la battuta d'arresto dell'asta, il Roselle si è incompattato e ha fatto vedere la, diciamo, la compattezza della squadra, che ha saputo recuperare anche se con affanno nella ripresa. De Masi, questa partita era cominciata un pochino male anche con l'espulsione di Lupi, e l'ha ridotto la squadra in 10 uomini, però ha saputo recuperare nella ripresa. Abbiamo visto una squadra che ha saputo tenere anche il campo e ha fatto 2 gol. Questa gara ha dato dimostrazione che la squadra può recuperare molto bene dopo la prima sconfitta di campionato. Sì, sì, l'importante al di là del risultato era reagire, e credo che è venuta fuori proprio la partita adatta per dimostrare questa cosa. Ragazzi sono stati encomiabili per la dedizione, la sofferenza e la cattiveria agonistica sportiva che hanno messo oggi in campo. Queste sono qualità che hanno dentro, e non bisogna altro che fargli l'applauso per questo. E anche perché dopo la defezione di Lupi nel primo tempo, c'è stata questa squadra che ha saputo recuperare, e non è facile recuperare in 10 uomini contro un Perignano che, a mio modesto avviso, non è una squadra che è da sottovalutare, perché ha fatto vedere anche di saper giocare a calcio. Sì, sì, assolutamente. L'episodio di Lupi è stato assimilato bene dai ragazzi, si sono compattati, come dice giustamente lei, hanno saputo soffrire. Poi quando si sono ristabiliti i numeri in campo 10 contro 10 con l'episodio di espulsione loro, siamo venuti fuori e siamo riusciti a trovare questo primo gol e poi a chiuderla con Angelini. Però insomma, le caratteristiche principali di questi ragazzi si sono viste anche oggi, e questa grande, grande spessore proprio a livello morale, queste sono doti che non le puoi misurare, insomma. Ora siete attesi anche da un'altra partita casalinga, che è la penultima del girone di andata contro il Gracciano, mi pare. Sì, sì. La posizione del Gracciano vi dà la possibilità di poter fare il risultato pieno, però ripeto, nel calcio tutto è possibile e tutto è opinabile, però una partita che giocate in casa, 2 partite in casa, se riuscite a fare 6 punti è un bel traguardo. Ma credo domenica, se centriamo la vittoria domenica, possiamo festeggiare finalmente la famosa salvezza, quindi sarebbe un bel Natale. Però insomma, credo che le partite adesso sono tutte difficili. Domenica verrà un Gracciano sicuramente agguerrito, tra l'altro è una squadra con cui io, tra virgolette, in carriera mi sembra di non aver mai vinto, quindi insomma sarà sicuramente una partita difficile. Poi vediamo in settimana cosa succederà, perché comunque ancora è aperto il mercato e quindi magari si presenta un Gracciano diverso, non lo so, insomma, quindi vediamo un attimino. Noi l'importante è sempre avere questa dedizione che i ragazzi hanno, e comunque oggi è una delle vittorie più belle dell'anno, se non la più bella, perché insomma ripartire dopo la prima sconfitta, già un po' di pressione sicuramente te la mette. Giocare in casa certe volte ti mette ancora più pressione, finire in 10, soffrire, trovare il gol, insomma, una grande vittoria. E quindi i ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, perché noi come staff tecnico e come società siamo orgogliosi di loro. Bene, grazie, ringraziamo Michele De Masi, allenatore del Roselle, e in bocca al lupo per la prossima gara. Crepi, crepi.